palco si accendono gli occhi della gente, persi sulla pelle mia, scendono i pensieri dal mondo. Mi accorgo che le ali si muovono, forte l'energia sta salendo, intanto gli orizzonti si perdono nel blu, e fra ponti mari blu, negli angoli del cielo, se sei bravissima, se del talento vieni anche tu insieme a noi, se sei bravissima, il sogno tuo diventa realtà, e lo puoi sentire già, lo puoi Bravissima 2014, buonasera da Valerio Merola, un bel applauso a queste ragazze. Bravissima è una mia creatura, molti di voi lo sanno, è un talent show, è il primo talent show della televisione italiana, lo dico con un pizzico di orgoglio. Quando io ho ideato nel 1991 Bravissima, non c'era il talent show nella televisione italiana, c'erano tanti concorsi di Miss, ma non c'era il talent show. Io ho ideato questa forma di spettacolo, mi è stato riconosciuto e sono a tutti gli effetti colui che lo ha inventato, e orgogliosamente posso dire che poi sono stato anche molto copiato, perché quando nacque Bravissima non c'era Amici, non c'era Italia's Got Talent, non c'era The Voice, non c'era X Factor, non c'erano gli altri talent. Quindi Bravissima è stato il primo. Abbiamo avuto un grandissimo successo sulla rete Rai 1 il primo anno e poi su Italia 1 gli altri anni fino al 1995. Poi io sono stato all'estero molti anni a lavorare, anche a Cuba, dove sono stato direttore artistico della televisione di Cuba e dove ho portato il mio Bravissima per poi esportarlo in tanti paesi, soprattutto dell'area latinoamericana. Per 18 anni Bravissima è stata all'estero, quest'anno, dopo 18 anni, torna in Italia. Giuria. Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Qui era Un posto al sole, che è stato uno dei primi lavori. Si sveglierà. Un volto conosciutissimo della televisione. E poi sono seguiti tantissimi altri lavori, tra i quali 100 vetrine, vi dicevo, che è stato un suo grandissimo successo. Possiamo accendere le luci del Teatro Magnolia per accogliere l'affascinante Renato Raimo, primo dei giurati di Bravissima 2014. Benvenuto Renato Raimo. 100 vetrine mi ha dato quella possibilità di avere quella visibilità importante che poi io mi ritrovo a teatro, perché i miei fan vengono a teatro a scoprire Renato Raimo e lì si sente il respiro dell'attore, quello che noi sentiremo stasera qui dalle tue ragazze. È stata una modella internazionale, soprattutto nel settore del fitness, Cinzia Ruggeri, un esperto di nutrizione, di diete, di benessere, di fitness. Il dottor Massimo Spattini. Massimo, una battuta proprio così. Prevalenza a frutta, verdura e proteine di origine biologica. Limitare invece, cosa che tendenzialmente invece si esagera, il consumo dei carboidrati. Pane, pasta, pizza. Le cose più buone, vabbè, sì. Ho capito. Altrimenti c'è il problema della quarta P, pancia. Grazie Massimo Spattini. Alessandra Galdi, ballerina e coreografa di fama internazionale. Buonasera Alessandra, benvenuta. Una esperta di moda, di immagine, ha tenuto delle rubriche in tantissimi giornali, riviste proprio di moda, di costume, di consigli per l'abbigliamento delle donne. Licia Serami. Grazie, Licia Serami, puoi accomodarti in giuria. La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani cattivi, prese posto sulla littorina. Attore, caratterista, in tantissimi film, soprattutto di Pupi Avati, Alfiero Toppetti, dall'Umbria.
Guardate il suo volto, l'avete visto centinaia di volte al cinema e in televisione. Una tua battuta su Pupi Avati che ti ha fatto fare tutti i suoi film. E io devo ringraziarlo veramente a Pupi Avati, ma devo ringraziare anche te, perché io sono stato presente dalla prima edizione di Bravissima. Come vedi, questo distintivo l'hai dato tu. Accomodati in giuria, grazie. Da una lacrima sul viso. Fantastico, guardate che immagini. Dopo tanti, tanti mesi ora so. Vedrete che adesso è praticamente uguale. Sguardo ed un sole. È uguale. Lasciamo la musica, Piero. Accendiamo solo le luci per il presidente di giuria, Bobby Solo. È un grande artista ed è un mio carissimo amico, lo voglio dire pubblicamente, è un uomo eccezionale. Bobby Solo, presidente di giuria, grazie mille. Iniziamo col canto, è la categoria più gettonata. Abbiamo fatto tantissime selezioni con il canto. La prima della sezione canto è Martina Dainotti. C'è una ragione che cresce in me. Seconda cantante, Arianna Fedeli. Cecilia Ghisalberti, terza concorrente per il canto. Passiamo a Nicole Manenti. Oh, the time has come for my dreams to be heard. I doubt it now because I don't turn into your own. All cause you want to listen. Verdiana Pennisi. Sai perché parlo sempre di te?
Sardo. Cosa, quando nelle notti più che dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Federica, e arriva l'ultima concorrente del settore canto per la categoria generale, quella in concorso 18-28, perché poi abbiamo anche delle junior e vedrete che vi stupirà la bravura e il talento di queste giovanissime. Giulia Vecchio. Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. Siamo un concorso di Miss, siamo un talent show, ma per la categoria moda la prova costume è necessaria. In questo il dottor Massimo Spattini sarà ovviamente il giurato più competente, perché sappiamo che per fare spettacolo e soprattutto fare la modella, la fotomodella, l'indossatrice, serve il talento, ma serve una perfetta forma fisica. Quindi valuteremo adesso queste ragazze che si presentano per la categoria moda, bravissima prevede. La categoria moda divisa in fotomodelle e modelle per ragazze fino a 1,75 m. Categoria indossatrici oltre 1,75 m. Prima è la nostra Nicole Fontana. Hai pagina mia, guardate la poesia, guardate la... Los días sean de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto. E arriva Débora Andretta. E dopo la Débora Andretta è la volta di Abibi Brunilde. Grazie a Bibi. Allora potete votare per la categoria fotomodelle e adesso la categoria indossatrici. E mi raccomando, amici della giuria, per questa categoria, mentre per le fotomodelle aspetto fisico, portamento, volto, per questa categoria indossatrici anche capacità di sfilare. Poi le vedremo anche ovviamente con abito elegante, ma non solo l'aspetto fisico, il corpo, il tonico corpo della modella, ma anche la capacità di porgere bene sfilando l'abito che poi sfileranno in passerella. Categoria indossatrici, la prima, più di 1,75 m, Giulia Granato.
E dopo Giulia arriva Sara Basini. Sara Basini. Esce la nostra Sara Basini e sempre per la categoria indossatrici arriva Perla Cestaro. Questa era la categoria moda, fotomodelle, indossatrici e adesso abbiamo questa nuova categoria che è stata da me inserita in Bravissima quest'anno, che è il fitness. Per la categoria fitness è stata giudicata idonea alla finale una sola ragazza. La vedremo questa sera. È ovviamente un giudizio fisico, ma non solo come per le indossatrici, le fotomodelle, di portamento, di bellezza. Qui parliamo di tonicità, parliamo di assenza di grasso corporeo, parliamo di muscolatura adeguata, non certo diciamo eccessiva, ma presente, perché è una ragazza che si allena. Laura Randon, fitness. Can you feel it? Now it's coming back, we can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I